La Radio Speranza va ora in onda. Fede Oggi, a cura di Don Peppino Femminella. Nella Bibbia, sebbene ci siano delle affermazioni che parlano negativamente dei popoli di altre tradizioni religiose, la scrittura tuttavia testimonia anche il fatto che Dio è il creatore e il padre di tutti i popoli, di tutte le nazioni, e prendiamo come riferimento il profeta Amos 9:7, Isaia. Nel libro di Malachia Yahweh dice: dall'oriente all'occidente grande è il mio nome fra le genti, e in ogni luogo è offerto incenso al mio nome. Sant'Ireneo di Lione dice che Dio fece quattro alleanze con gli esseri umani: quella di Adamo con tutta l'umanità, quella in Noè con tutte le nazioni, quella in Mosè con Israele e quella in Gesù con il popolo nuovo di Dio. Le precedenti alleanze erano tuttavia ordinate all'ultima. Poi Abele, Enoch e Noè non erano israeliti, erano proposti nel Nuovo Testamento come modelli di fede, e coloro ebbero e adorarono e conobbero e credettero nell'unico vero Dio, identico al Dio rivelatosi ad Abramo, a Mosè. Melchisedec, il sommo sacerdote delle nazioni, benedice Abramo, che è il padre di tutti i credenti. La Bibbia così presenta l'azione di Dio che trascende i confini del popolo eletto per penetrare nella storia delle nazioni e nella vita degli individui. Dio quindi è Dio di tutti i popoli e non di una sola nazione o tribù. E questo perché lo diciamo? Perché a proposito delle tragedie che si vanno consumando soprattutto nel mare Mediterraneo e anche da altre parti, il problema dei cosiddetti dei migranti, ecco, alla luce di questi fatti dovremmo anche considerare i fondamenti della Bibbia in una prospettiva anche evoluzionistica, cosmica. Dobbiamo vedere tutti gli aspetti della vita dell'umanità, e altrimenti corriamo il pericolo di cacciarci veramente in un angolo buio della vita dell'umanità, guardando soltanto l'Italia, l'Europa o quello che ci viene a interferire direttamente. La visione bisogna che divenga globale, perché nella globalità incominciamo a capire meglio anche l'individualità. E questo è un rinnovamento che viene sollecitato proprio da tutti gli eventi. Non è soltanto un modo per fare salotto e parlare di alcuni argomenti, ma ci premono veramente argomenti drammatici anche, che fanno capolino nelle nostre televisioni e altri mass media. Quindi avere una visione più globale di tutta quanta l'umanità non è un impoverire la realtà che viviamo noi, ma al contrario è un arricchire tutto ciò che per ora non potrebbe far parte a rigore della storia che ci riguarda direttamente, ma nel futuro ci porta ad allargare gli orizzonti e a riconsiderare quelle visioni, purtroppo qualche volta un po' troppo limitate, che ci vincolano anche a livello morale. Gli altri che vogliono, gli altri che pretendono. Chi sono gli altri? Gli altri siamo noi. Noi siamo gli altri per gli altri? Bene, ecco, questo è un modo per poter incominciare a uscire dal guscio dell'uovo e avere una visione più dinamica della realtà, quindi più vera. Quindi non ci fermiamo soltanto alle polemiche di casa nostra, i vicini, i lontani che fanno incursione nei nostri territori. Guardiamo tutto da un punto di vista molto più globale e quindi più arricchente e più vero, anche se è drammatico, perché non vogliamo cancellare la drammaticità, non vogliamo edulcorare
gli avvenimenti ultimi e stemperarli in un modo molto dolcificato per dire deve avvenire. Avviene come avviene il parto, con drammaticità, con dolore e con cose ancora peggiori. Ora facciamo un breve intervallo. Venendo a Gesù, è vero, dobbiamo dire che lui ha ristretto la sua attività ad Israele e non ha incluso nella sua attività diretta l'attenzione ai pagani, ma bisogna riconoscere che egli si limitò proprio perché la sua missione riguardava il mondo intero. Secondo la credenza degli ebrei del tempo, i pagani sarebbero stati condotti a Dio attraverso la testimonianza di Israele, una volta che il regno di Dio si fosse affermato in Israele. Molto probabilmente anche Gesù credeva che l'intenzione di Dio fosse quella di salvare i pagani attraverso il popolo ebreo. Così l'opera di Gesù fra gli ebrei e la sua morte avvennero per rendere possibile l'incorporazione nel regno di Dio anche dei pagani. Un desiderio al quale Gesù diede segno concreto mediante il suo atteggiamento molto aperto verso i pagani e mediante le sue affermazioni sulla loro salvezza. Nella sua conversione il popolo ebreo doveva affrontare questo problema che non era facile. Nella conversazione con la Samaritana Gesù parla di un tempo in cui il culto non sarà riservato in alcun luogo in particolare, e la gente adorerà il Padre in spirito e verità. Gesù schiude quindi un orizzonte nuovo, oltre che puramente locale, verso una universalità che è cristologica e riguarda lo spirito nel suo carattere.
perché il nuovo santuario è ora il corpo del Signore Gesù, che il Padre ha risuscitato con la potenza dello Spirito. Ecco, siamo molte volte noi a voler restringere, diciamo, tra virgolette, in maniera molto patriottica, la verità, il bene, l'escatologia, ad una realtà che riguarda noi direttamente, ma la realtà è cosmica. E non è detto che non debba subire altre dilatazioni. Quindi, quando si tratta di accoglienza, non accoglienza, cerchiamo di andare oltre quegli schemi che magari sono di pura opportunità o di convenienza. Incominciamo ad allargare le pareti del nostro cuore, poi il resto verrà di seguito, il che non vuol dire che non dobbiamo dare attenzione ai vicini. Vicini e lontani diventano tutti vicini, in un amore che ricomprende tutti, in un amore che è talmente grande, ma bisogna capirlo anche nella sua sorgente. Gesù è morto per tutti gli uomini. A risentirci. Gesù, hai versato il tuo sangue per me, perché tu, Gesù, hai versato il tuo sangue per me, perché tu, Gesù, da Radio Speranza abbiamo trasmesso Fede Oggi, a cura di Don Peppino Femminella.